Buongiorno, buongiorno Bubu Denver. Hai fame per caso? Hai fame per caso? E tu, gatta stellina, hai fame anche tu, però tu non gridi. Vuoi la pappa? Vuoi la pappa? Ok. E muoviti. Eccovi serviti. Buon appetito, gatti. Denver, come al solito, non sa mangiare. Voglio farvi vedere anche il mio terrazzo, a cui tengo tantissimo, lo sapete, tutti i miei fiori. In realtà qui c'è l'ortensia, che aveva un sacco di fiori, ma li ho tagliati, adesso sto aspettando che ne spuntino di nuovi. Ma questo colore bellissimo. Poi qui c'è Gatto Denver perché lì c'è l'erba gatta nascosta, ma c'è. Questa mi avete detto come si chiama, mi sono dimenticata, però la volta scorsa non aveva fiori e ho notato che appunto spariscono tutti quanti, poi rifiorisce ed è tutta di nuovo fiorita ed è bellissima anche questa davvero. E poi volevo farvi vedere, allora, a parte le due rose, questa aveva tantissime rose rosa piccoline, è bellissima, adesso sto aspettando che... Ciao gatta stellina! Sto aspettando che fiorisca ancora. E poi questa più grande invece, appunto gialla, e guardate che meraviglia! Hanno un profumo, ragazzi, veramente... Pazzesco, qui sta per aprirsi un altro buboletto. Sì, anche questa non ho idea di come si chiami, ma la adoro. E poi volevo farvi vedere anche la pianta carnivora, ragazzi, perché può fare un po' impressione, vi avviso. Ma come potete vedere, sta raccogliendo un sacco di insetti. In particolare noto che le piacciono le vespe e le mosche. Ed effettivamente sta facendo il suo lavoro. Aveva molta molta fame in questi giorni, come si può notare. La passiflora invece, che sarebbe questa, che è un po' nascosta, questa qua che poi sale, sale, si arrampica e fa tutto questo giro qua. La passiflora era molto più scura, invece ultimamente le foglie sono diventate di questo verde chiaro e per un po' non sono spuntati nuovi fiori, ma adesso, come potete vedere, ce ne sono tantissimi che stanno per fiorire, quindi non so come mai questo cambio di colore. È anche molto difficile da gestire la passiflora, vi dirò, perché cresce ovunque. Stava andando nella carnivora, stava andando nei gerani, quindi devo tenerla sotto controllo e farla restare circoscritta in una zona, altrimenti appunto invado un po' tutto il terrazzo. E sì, molto proud del mio terrazzino fiorito. Lasciamo Gatto Denver. Ciao gatto Denver! Ciao gatto Denver! Non ho tempo per te in questo momento, non ho tempo, sono occupato. Ok, ciao ciao. Bonjour ragazzi, bonjour mia family, eccomi qua, ho fatto la doccia e ho lavato anche i capelli, ho fatto il trattamento Olaplex oggi, infatti sono molto più morbidi del solito. Postazione make-up, facciamo skincare e trucco assieme e nel frattempo, come al solito, chiacchieriamo, che voi lo sapete, approfitto sempre dei vlog per chiacchierare a ruota libera con voi di tutto quello che mi passa per la testa e di tutte le cose che volevo dirvi nei video scorsi, ma magari non ho trovato occasione di parlare. Inizio la mia skincare con The Repair Hero di Epoda. I prodotti che utilizzeremo oggi per la skincare sono di Epoda. E questo siero mi piace particolarmente perché, tra l'altro, potete vedere quanto ne ho utilizzato, sarà il terzo vasetto che utilizzo di questo prodotto, mi piace un sacco, in particolare perché contiene niacinamide. Lo sapete, i prodotti Epoda sono tutti naturali e skincare coreana made in Corea, e la niacinamide, ragazzi, è un ingrediente veramente eccellente se come me avete macchie cutanee, solari, eccetera, e iperpigmentazione in generale. E adesso vado a... Se devo essere onesta, a volte li mischio, cioè metto la crema idratante, ci mischio il siero e schiaffo tutto su. Adesso vado ad utilizzare appunto sempre di Epoda, questa è la The Make My Day Cream, crema che utilizzo soltanto di giorno. La sera invece sempre di Epoda utilizzo la maschera, quella viola, che è fatta appunto per la notte perché idrata molto molto bene la pelle, ma è super 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 delicata. Questa è la quantità che applico, non ne metto tantissima.
anche perché idrata bene la pelle ma senza renderla unta. Adesso facciamo assorbire per bene la crema che già praticamente si è assorbita e poi vado ad applicare l'SPF che applico anche se non esco di casa, soprattutto in estate, in realtà tutto l'anno anche se non esco di casa. E non esco di casa perché? Perché purtroppo mi fa ancora malissimo il piede, ragazzi, non ho ben capito se è una distorsione, una tendinite. Fatto sta che appunto ho questa infiammazione, sto prendendo antinfiammatori, tra qualche giorno dovrei stare meglio, però appunto devo stare a riposo, quindi non devo assolutamente uscire, cosa non semplice perché ci sono delle bellissime giornate, fa caldo in questi giorni, ma appunto devo riposare il piede, soprattutto perché appunto vi avevo anticipato su Instagram che ho un evento importantissimo che tra l'altro mi sposterà uno dei due viaggi che dovevo fare e quindi devo assolutamente rimettermi in sesto con il piede, quindi sto riposando al 100%, appunto prendendo tutte le cose possibili che mi passi prima possibile. Vado appunto ad applicare l'SPF, anche questo è di Yepoda ed è SPF 30. Vi dicevo di due viaggi super super importanti ed extra Europa, quindi sono entrambi viaggi, sono fuori dal continente europeo e sembra che, se mi seguite su Instagram, questo già lo sapete, sembra che il primo viaggio io debba rimandarlo, dopo che già l'ho rimandato mille volte. Perché è subentrato un evento molto più importante a cui devo dare per la mia carriera assoluta precedenza. Se mi seguite su Instagram già sapete, ma non voglio darvi troppi indizi e ne parleremo magari in un video tra qualche giorno, ma sì, quindi sembra che uno dei due viaggi, appunto, a malincuore dovrò rimandarlo perché è veramente una meta che sto già rimandando da un sacco a causa del Covid. Però questo evento, ragazzi, è un evento da red carpet molto 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 importante e non posso, cioè il viaggio in realtà posso rimandarlo quando voglio e ve ne ho parlato di questa cosa su Instagram e me l'avete scritto anche voi: Nicole, ma stai scherzando? Questo evento è una cosa imperdibile, cioè è una cosa che ti capita una volta nella vita. E quindi sì, probabilmente, anzi sicuramente rimanderò questo viaggio, che comunque è un viaggio, ragazzi, pazzesco, ma non so quando potrò rimandarlo perché poi fine settembre ho un altro viaggio e lì appunto riesco ad andare senza alcun tipo di problema. In realtà poi inizio ottobre ho un altro viaggio e quindi potrei rimandare soltanto tipo la prima disponibilità che ho veramente in agenda è tipo fine ottobre praticamente. Sì, è un po' tutto scombussolato, tutta la mia agenda si è completamente scombussolata a causa appunto di questo invito che però, ragazzi, è una figata e ne sono troppo felice e voi ovviamente verrete con me, saprete tutto, ma appunto ne parlerò meglio in un prossimo video. Ok, abbiamo applicato l'SPF. Naturalmente è importante applicarlo anche sul collo, infatti aggiungiamone ancora un pochino anche sul décolleté, ragazzi, che ho visto una foto su Instagram di una persona anziana che aveva sempre, 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 ogni giorno in tutta la sua vita applicato l'SPF soltanto sul viso, ma non l'aveva applicato sul collo. E ragazzi, la differenza, se riesco a trovare quella foto, ve la metterò da qualche parte perché veramente dovete rendervi conto. Il viso, ragazzi, era perfetto, il collo completamente rovinato da macchie solari, grinze, eccetera. E non dimentichiamoci che non è solo un fattore estetico, lo sapete. Io purtroppo quest'estate ho avuto un carcinoma, che è un tumore maligno, che per fortuna però ci siamo resi conto subito, l'abbiamo tolto, non ho nessun tipo di problema né devo fare controlli particolari, eccetera. Però, ragazzi, questa cosa mi ha fatto rendere conto ancora di più di quanto sia importante proteggersi dal sole. Quindi già prima stavo attenta, ma dopo questa esperienza ovviamente sto ancora di più attenta, cioè sto, non so perché mi suona male, comunque sto attenta ancora di più, ecco, e quindi sì, ricordatevi sempre, sempre, sempre di applicare l'SPF su tutto il corpo, naturalmente, ma quando lo applichiamo anche solo in viso, magari quando ci trucchiamo, è importante applicarlo sempre anche sul décolleté, e quello che mi rimane di solito lo spalmo sulle orecchie. Una curiosità, tra l'altro, sulla skincare coreana e in particolare sull'SPF, loro applicano l'SPF sempre, anche in giornate nuvolose.
riapplicandolo più volte al giorno. E penso che questa cosa, oltre a tutti gli altri passaggi e agli ingredienti e ai prodotti della skincare coreana che dovremmo assolutamente adottare perché sono fantastici, cioè la skincare coreana è veramente, per quanto mi riguarda, la migliore al mondo, ma specialmente per questa cosa dell'SPF dovrebbe, noi invece siamo più, cioè tendiamo più a vedere l'abbronzatura come una cosa bellissima, fantastica, eccetera, quindi tendiamo più, sto parlando degli italiani in generale, io non sono più così, ma tendiamo sempre a volerci abbronzare assolutamente perché vediamo la pelle abbronzata come una pelle bella, sana. Ma sì, effettivamente è più bella perché ti dà quel glow, eccetera, però non è proprio un indice di pelle sana, perché in realtà, questo già ve l'avevo detto, la reazione, cioè quando la pelle si abbronza, questo significa che ha subito un danno da parte dei raggi solari e il produrre melanina succede appunto dopo che è stato causato un danno alla pelle, e questa è la sua reazione per proteggersi. Quindi questo è l'abbronzatura, è la reazione alla pelle al danno che le abbiamo fatto. Quindi questa cosa dell'SPF, di applicarlo sempre rigorosamente tutto l'anno, anche quando è nuvoloso, e riapplicarlo specialmente, con una cosa che appunto non facciamo particolarmente, credo che debba assolutamente entrare nella skincare anche nostra, italiana, europea. Questo è quanto per la nostra skincare di oggi. Come al solito, lo sapete, per Yepoda ho un codice sconto per voi che vi lascerò qua in sovraimpressione, e trovate anche il link diretto giù nel box informazioni, appunto se volete andare a controllare i prodotti Yepoda. Ricordatevi però che il mio codice sconto, ragazzi, perché spesso mi scrivete: Nicole, volevo fare un acquisto con il tuo codice sconto. Ragazzi, il codice sconto ha un periodo di validità, dopodiché non potrete più utilizzarlo. Molto spesso sono molto alti questi codici sconto, quindi appunto dovete approfittare in quella finestra di giorni fino a quando è attivo, non rimane attivo per sempre. Quindi questa cosa ci tengo a specificare, perché spesso mi scrivete su Instagram e mi dite: Nicole, il tuo codice non funziona più. Ma è perché è passato il periodo, quindi quando vedete un codice sconto approfittate subito, perché appunto non rimane poi valido per sempre. Adesso iniziamo con il trucco, farò un trucco molto molto leggero, anche perché appunto non devo uscire di casa. Ma anche se non devo uscire di casa, non lo so, mi piace comunque truccarmi e prendermi cura di me, anche se non mi vede nessuno, cioè che in realtà non è vero che non mi vede nessuno, perché mi vedrete voi che siete in tantissimi, però sì, non lo faccio sempre, però anche se rimango a casa mi piace truccarmi, e sto utilizzando il fondotinta di Dior, questo è il Forever versione opaca. Il match è davvero perfetto per la mia pelle, questa è la colorazione 2N. E penso proprio che lo ricomprerò, perché è un fondotinta fantastico. Correttore Dorian Concealer di Mulac, non mi ricordo mai come si pronuncia questo brand, ma è Mulac. Cipria uso quella in polvere libera traslucida di One Size, come che si chiama questo brand che mi dimentico sempre, sì, One Size, ed è il brand di Patrick Star, lo youtuber, che ho visto tra l'altro, correggetemi se sbaglio, io questo l'ho comprato da Sephora, ma negli Stati Uniti, a Los Angeles. Ho sentito però che adesso questo brand è disponibile anche da Sephora in Italia, è vera questa cosa? Fatemi sapere se lo avete visto, mi sembra di aver appunto letto che sarà disponibile anche in Italia, forse già era disponibile in alcuni store Sephora in Italia. Fatemi sapere se lo conoscete, questo è appunto il logo del brand, se lo avete visto anche in Italia. Blush vado ad applicare Willa di Benefit, questo è uno dei nuovi blush di Benefit, ce ne sono tantissimi di nuovi, e questo è quello che io preferisco perché è abbastanza chiaro, quindi non è troppo scuro per la mia carnagione chiara, e soprattutto è un colore rosa nude, quindi non tende troppo sul pesca corallo, che per quanto riguarda l'armocromia sono due colori che proprio non mi stanno bene, e anche come blush non sono mai riuscita a vedermeli bene addosso, specialmente da quando ho fatto la seduta di armocromia, sto ancora più attenta, e poi vado a sfumarlo un po' con la mia beauty blender e adoro il risultato che mi dà. Contouring Omega Bronze di Marc Jacobs, colorazione Fantastic, la conoscete, io adoro questa terra per il contouring, è fantastica, forse non è troppo fredda come colorazione, più neutra, ma la trovo ottima. E volevo, ragazzi,
Mamma mia, vi devo assolutamente, non so, avevo rimosso questa cosa, adesso mi è tornata in mente perché me lo chiedete spesso, riguardo i fenomeni paranormali, che succedono, perché non lo so, o sono io che attraggo queste cose o, sono io che vado in case che hanno questi fenomeni, non lo so, oppure forse sono semplicemente delle coincidenze e non è niente di che. Ieri sera, che in realtà era notte e io me la sono fatta sotto, ragazzi, ero sul divano. Entrambi i gatti accanto a me sul divano, ok? Ad un certo punto sentiamo tutti e tre un rumore, non posso dire forte, ma non posso neanche dire che fosse un rumore appena appena percettibile. Cioè, si è sentito un rumore dalla cucina e vi giuro, sembrava che ci fosse qualcuno là che stava spostando le cose. Ma non c'era nessuno e i gatti erano accanto a me. Tant'è che Denver non si è spaventato, ma era molto molto incuriosito. Ha subito alzato la testa, guardava fisso in cucina e sono queste cose che fanno i gatti che mi mandano veramente nel panico più totale, perché sembra che loro vedano qualcosa che noi non vediamo, vi giuro. Cioè, i miei gatti lo fanno molto spesso, si fissano su una cosa, a volte addirittura la seguono con lo sguardo e non c'è niente e io non vedo niente. La cosa più creepy veramente che appunto succeda con i gatti. E ieri è successa sta cosa. E Gatto Denver stava lì e guardava fisso, ok? Come se vedesse qualcosa che io non vedevo. Ad un certo punto addirittura si è alzato ed è andato sotto il divano e si è messo praticamente sul ciglio del tappeto, così a guardare la cucina. Gatta Stellina non si è alzata, semplicemente lei guardava ma non si è alzata, ma Gatta Stellina è molto pigra di natura. Però ragazzi, io no, non lo so che cosa fosse, ovviamente. Potrebbe non essere niente, non lo so come mai. Scusate, sono i vicini che giocano in piscina, se sentite rumori, non lo so veramente, non so, non saprei neanche descrivervi il tipo di rumore che ho sentito. Era come se ci fosse qualcuno che era in cucina, cioè se io fossi, se io avessi un amico qua e fossi lì sul divano con i miei gatti, sarebbe normale sentire questo rumore, significa che c'è qualcuno in cucina che sta spostando, facendo roba, però appunto non saprei descrivere esattamente il rumore che ho sentito, però c'era e i gatti l'hanno sentito. Forse non mi ha spaventato tanto questo fatto perché Denver non si è spaventato, l'ho visto semplicemente, neanche Gatta Stellina, li ho visti semplicemente molto curiosi, appunto. Gatto Denver specialmente, che si è proprio affiondato e guardava così. E questa è l'ennesima delle tante cose che succedono, che appunto non ci do mai, non ci faccio mai troppo caso. E magari se non avessi filmato questo vlog oggi, per dire, mi sarei anche dimenticata di accennarvela questa cosa. Che tra l'altro ho scoperto che la casa in cui abito è molto molto antica, più di quanto pensassi, perché pensavo fosse stata, visto che è, cioè, in ottimo stato, diciamo. Pensavo fosse relativamente nuova, in realtà assolutamente no, semplicemente è stata tutta completamente ristrutturata. E però sì, appunto, quindi non lo so, ditemi voi che cosa ne pensate. Io ne parlo con voi perché no, non ne parlo con nessuno di queste cose, in realtà solo con voi, perché so che vi interessa e me lo chiedete e molto spesso mi sapete dare anche dei consigli molto interessanti, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate voi. Per quanto mi riguarda, continuo però a dire la stessa identica cosa, cioè io mi trovo benissimo qui, mi trovo benissimo in questa casa, ci sono tremendamente affezionata che se fosse in vendita, perché adesso qui sono in affitto, se fosse in vendita io l'acquisterei subito. Mi ci trovo benissimo e non ho assolutamente feeling di paura estrema oppure angoscia, anzi, io percepisco questa casa. Penso un po' che tutte le case abbiano un carattere, ok? E questa casa io la percepisco molto positiva, quindi non ho assolutamente paura in realtà a vivere qui. Per le sopracciglia vado ad usare questa matita di Nabla, si chiama Brow Divine, colorazione Venus, ed è fantastica questa matita. Penso che una volta finita la riacquisterò perché la colorazione secondo me è
perfetta. Come rossetto vado ad utilizzare questo di Vanessa Ziletti, molto molto bello il pack, ma non ho mai provato questa colorazione, e questo è appunto liquid lipstick in colorazione Daydreamer. Adoro che sia un liquid matte, quindi diventa opaco sulle labbra. Molto molto bello questo colore, devo dire, forse un po' più scuro rispetto a quelli che indosso di solito, ma molto molto bello. E adesso non so perché non lascio mai il mascara come ultimo step, ma oggi sì, evidentemente. E adesso come mascara vado ad applicare questo, il My Happy Toy di Diego Dalla Palma, che sì, ha una forma molto equivoca, ma è un ottimo mascara. Mi era piaciuto moltissimo anche il My Toy Boy, che era uscito l'anno scorso, che era molto simile come pack, però rosso. Questo però ha uno scovolino più con le setole più sottili, più piccoline, in silicone, e io adoro. Solo che essendo molto paffutello bisogna stare attenti a non sbavare. In particolare lo scovolino è incurvato, quindi incurva tantissimo le ciglia, fa proprio un effetto push up. E trucco finito, ragazzi. Nel frattempo il rossetto è diventato completamente opaco e matte, si è asciugato, bellissimo, molto in tinta con la mia maglietta di oggi. E anche il mascara per me è qualcosa di pazzesco, allunga tantissimo le ciglia. E volevo farvi vedere anche, piccolo update, che ho cambiato un po' la disposizione dei mobili qui nella mia cabina armadio slash studio. La scrivania prima era lì vicino alla finestra, adesso l'ho messa qui al centro della stanza. Secondo me ci sta molto meglio, comunque qui si riesce a passare, però così è libera anche tutta questa zona, perché prima con la scrivania avevo difficoltà tipo ad aprire questi cassetti, e così è tutto molto molto più semplice e riesco a muovermi con più facilità. Qua dietro ci sono un sacco di pacchetti e di cosine che mi sono arrivate, che devo ancora spacchettare, lasciamo perdere. Sono molto soddisfatta di questa nuova sistemazione, anche perché qui adesso voglio acquistare altre due luci studio. Già le ho naturalmente, ma devo fare un upgrade, quindi qui andranno anche le luci studio nuove, anche perché si sta avvicinando l'autunno e poi ci sarà molta molta meno luce già a settembre-ottobre, quindi è importante che io prenda due luci. Però sì, questa è la nuova sistemazione del mio studio, e qui vabbè non è cambiato nulla. Dovrò fare però, ragazzi, prossimamente, in uno dei prossimi video, un super video di cluttering, perché ho un sacco di roba dall'armadio sia qui che poi dagli armadi che ho in camera da letto, che devo assolutamente dare via perché stanno esplodendo i miei armadi. Quindi sì, aspettatevi prossimamente mega video di cluttering. Naturalmente non poteva mancare il mio Starbucks skinny latte, senza zuccheri aggiunti e senza lattosio, sono buonissimi. Adesso mi sorseggio il mio Starbucks e mi metto a lavorare al computer. Ok, ho risposto qualcosa tipo 50 email, un po' di meno, ma siamo lì, però ce l'ho fatta. Di solito la domenica mi piace rimettermi alla pari, in modo che poi tutti i lunedì trovino la mia risposta quando arrivano in ufficio. Tra l'altro, ragazzi, io oggi volevo svelarvi una cosa che vi ho tenuto nascosto per un po'. E cioè, penso che lo metterò nel titolo, quindi avrete capito più o meno. Per la prima volta ho fatto filler al viso. Vi avevo detto che se mai lo avrei fatto ve ne avrei parlato, e mantengo sempre le promesse. E perché non vi ho detto nulla fino a questo momento? Perché ho voluto fare un esperimento. Molto spesso in questi anni mi arrivavano messaggi, commenti poco carini di persone che mi dicevano che ero cambiata completamente, che avevo fatto troppe cose al viso e che ero diversa, e siccome non avevo mai fatto niente, io non mi capacitavo di questa cosa, perché dicevo: ma com'è possibile che non ho mai fatto niente e tutti mi dicano che sono cambiata? Perché, cioè, probabilmente sarà che magari quando perdo peso o magari
prendo peso come mi è successo ultimamente, oppure probabilmente è che negli anni si cambia, perché sono 13 anni che faccio video su YouTube, quindi è normale che la mia faccia sia cambiata. Però ho pensato, visto che adesso vado a farlo davvero, il ritocco al viso, voglio proprio vedere, se non dico nulla, se qualcuno se ne accorge. E ragazzi, nessuno mi ha detto niente. Io ho fatto la beautification, adesso vi spiego, ho fatto questo, appunto, questo trattamento ormai un mese fa. Mi avete visto nei video, mi avete visto nelle storie, mi avete visto completamente truccata ma anche completamente struccata, e nessuno si è reso conto di niente. E ho voluto fare questo esperimento perché era per provare a me stessa il fatto che quei commenti e quei messaggi che mi dicevano sei cambiata, sei riconoscibile, erano completamente frutto di cattiveria. Perché nel momento in cui io veramente ho fatto il filler al viso, nessuno, ripeto, nessuno se ne è accorto. Ce ne fosse stato uno di commento, e l'ho fatto apposta, mi sono fatta vedere completamente struccata negli scorsi video, nessuno si è accorto di nulla. Quindi molto interessante il fatto che quando non faccio niente mi venga detto costantemente, proprio in modo cattivo, che la mia faccia è cambiata, quando non era vero. E nel momento in cui vado veramente a fare il filler, nessuno se ne accorge. Facciamoci due domande su questo. Ma appunto, adesso vi spiego esattamente che cosa ho fatto, perché voglio essere molto trasparente. Premetto, sono solo filler e quindi durano qualche mese e poi cioè è solo una cosa temporanea. Non andrei mai a fare su di me niente di definitivo, non andrei mai a, appunto, a fare niente di definitivo. Ma ho voluto provare ed ho fatto la beautification dal dottor Jacopo Gardellin. Vi metterò magari il suo link, potete cercarlo anche su Instagram, è famosissimo anche su TikTok lui. E quindi sono andata a Castelfranco Veneto, appunto, a fare questa beautification, che consiste nel... Allora abbiamo fatto Botox, che però avevo già fatto tempo fa, e non cambia i connotati, semplicemente ti immobilizza i muscoli, quindi posso muovere molto di meno la fronte, ma appunto questo dura 3-4 mesi, poi scompare completamente. Stessa cosa i filler, durano forse qualche mese in più, ma appunto anche i filler scompaiono completamente. Ed ho fatto, è stata una cosa in realtà consigliata da lui, quindi non la beautification, per ogni persona è diversa, quindi mi è stato consigliato poi di fare gli zigomi, ma attenzione, soltanto sulla parte esterna qui, quindi non abbiamo toccato assolutamente niente, perché i miei zigomi sono alti naturalmente ed ho appunto questa ciccetta qua che c'è mia di natura, però abbiamo fatto filler qui, in questa zona qui, soltanto appunto al lato del viso, poi filler mento. Lo so, non è una cosa che si fa, ma il mio mento è piccolino piccolino, quindi mi ha fatto un po' di filler qui. È una cosa di cui io a malapena mi rendo conto, semplicemente appunto allunga un pochino appunto il mento, però è quasi impercettibile. Perché? Perché quando le cose vengono fatte bene sono impercettibili, sono piccolissimi miglioramenti, non mi cambierei mai i connotati, e ripeto, anche questo comunque è tutta una cosa temporanea. E poi ragazzi, ho fatto il filler al labbro, dico labbro perché il labbro inferiore non lo tocco mai, non ci ho fatto niente, abbiamo fatto il filler soltanto al labbro superiore, e anche qui non in tutto il labbro ma soltanto al centro, ok? Quindi ho fatto il filler al labbro soltanto qua, in questa piccola zona qui sotto l'arco di Cupido, non perché io volessi aumentare particolarmente il volume, un pochino volevo, lo sapete, bilanciare il labbro superiore che è molto sottile con quello inferiore che invece è molto voluminoso, ma abbiamo messo il filler soltanto qui al centro per rialzare un pochino il labbro, e basta, senza appunto andare a modificare la forma o farle sembrare troppo esagerate. Il filler, lo sapete, l'avevo fatto anni e anni fa sul labbro superiore, poi l'ho completamente sciolto, completamente, perché era
troppo esagerato, non mi piaceva. Invece così, secondo me, anche qui appunto, nessuno si è accorto di niente. Io la differenza la vedo, specialmente in questa zona, ma ovviamente è quello che io facevo comunque con l'overlining della matita, quindi qui un pochino, e devo dire mi piace tantissimo. Penso che il filler al labbro in questa zona andrò sicuramente a rifarlo quando tra 5-6 mesi mi passerà e se ne andrà, perché poi viene riassorbito dalla pelle e è acido ialuronico che è presente naturalmente nel nostro corpo, quindi rimane per qualche mese, poi viene completamente riassorbito nell'organismo e se ne va, insomma. Però appunto sono sicura di rifarlo perché mi sta piacendo tantissimo, veramente super leggero, giusto un pochino per rialzare al centro, ed è bellissimo perché non ti allarga la bocca, perché appunto non l'ho fatto sui lati, quindi molto molto contenta. E altra cosa che abbiamo fatto sono le vitamine, che sono sempre delle infiltrazioni, ok, ma non è filler riempitivo eccetera, e sono solo delle vitamine che vanno a stimolare la produzione di collagene naturale della tua pelle, e l'abbiamo fatta qui in questa zona, che a me non dava fastidio perché non avevo solchi rasolabiali pronunciati affatto, però mi ha consigliato di fare un po' di vitamine appunto qui accanto al naso, e secondo me mi hanno un pochino riempito appunto questa zona, ma è una cosa quasi impercettibile, appunto io me ne rendo conto perché ho un pochino meno di ombra qui, di ombreggiatura, non so bene come spiegarlo, però sì, questo è quello che abbiamo fatto. Quindi ricapitolando, Botox che si fa solo sulla fronte, ok, Botox si fa solo qua e ai lati degli occhi per immobilizzare la zona e prevenire le rughe. Poi ho fatto filler ai lati degli zigomi, centrale labbro superiore e mento, e vitamine. Adesso immagino che molti mi direte: io me ne ero accorto ma non te l'ho voluto dire. Però ragazzi, in realtà, ripeto, questa cosa è stato un esperimento molto particolare per me, e penso che abbia anche una specie di valore sociopsicologico. Cioè, vorrei chiedere a chi si intende di psicologia e mi sta seguendo: secondo voi come ve la spiegate questa cosa, che quando non ho fatto niente per anni mi veniva detto: cosa hai fatto, sei tutta gonfia, quando in realtà ero semplicemente ingrassata tipo, e invece poi quando veramente faccio qualcosa nessuno se ne rende conto? Psicologi, sociologi, che cosa mi dite? Ma non solo psicologi, tutti in realtà, lo chiedo a tutti: come ve la spiegate questa cosa? Quindi sì, ci tenevo ad essere onesta e trasparente con voi su questo, anche perché mi piace poi raccontarvi la mia esperienza. Penso sempre che se magari qualcuno vuole fare il filler o il botox, gli può essere utile sapere come è andata a me, quindi io non ho nessun tipo di problema su questo. Non che io giudichi chi magari lo fa e non lo dice, perché ognuno è giusto che scelga per sé, e posso anche capire chi magari lo fa ma non lo dice, perché c'è sempre un backlash, c'è sempre tanto comunque odio, cattiveria quando menzioni queste cose. Già lo so che succederà nei commenti, però io lo ritengo giusto parlarne e farvi sapere, è utile soprattutto appunto perché potete, cioè, vedere il risultato, sapere la mia esperienza appunto, e quindi sì, ci tenevo a parlarvene, anche se appunto ho aspettato un po' per pura curiosità personale, perché volevo fare questo esperimento ed è andata esattamente come pensavo. Comunque volevo farvi vedere, ragazzi, perché una cosa che mi avete consigliato voi: ho preso questi pantaloncini di H&M, mi avete consigliato sia di prendere dei pantaloncini, in particolare mi avete consigliato in tanti proprio questi di H&M, e per il problema dello sfregamento delle cosce in estate di cui vi parlavo appunto. Mi sono fiondata, precipitata da H&M, li ho presi subito, sto aspettando di poter uscire naturalmente, che il mio piede si rimetta, e poi li proverò. Però ho sentito veramente parlare tanto 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 bene di questi, sì, sono tipo dei pantaloncini shape lingerie, quindi shape significa che appunto fanno una bella forma, ecco, quindi molto molto curiosa di provarli. Mi sembra fossero disponibili anche in nero, ma da mettere sotto abiti che magari sono un po' trasparenti leggermente, o che comunque si vedrebbe. Non ho preso quelli neri, ma ho preso questi nude. I gatti hanno appena fatto la pappa.
Quindi inutile che mi chiedi ancora cibo tu, perché non hai fame. No, non hai fame, non mi freghi. Io per cena però non ho la più pallida idea di cosa mangiare. Sto valutando un po' le opzioni, che non sono tantissime, ma pensavo di fare questo, che è un piatto pronto, ma è molto buono, l'ho già preso diverse volte. E sono piselli e carotine, patate lesse e questo è pollo alla griglia con una salsina molto buona, anche se secondo me ci mettono un po' troppo pepe, però sì. Penso che questa sia l'unica opzione per stasera perché non ho assolutamente voglia di cucinare. Cenetta pronta, 6 minuti in microonde e passa la paura ed ho aggiunto solo un po' di olio di oliva e prezzemolo. Yum yum. E dopo cena mi metto subito al montaggio di questo video che probabilmente non è stato abbastanza lungo e mi dispiace tantissimo non avervi fatto vedere niente di Amsterdam, perché nei vlog mi piace sempre appunto farvi vedere, non lo so, qualcosina della città, portarvi con me, però appunto con questo piede sono immobilizzata al momento, ma sì, mi dispiace se non è stato un vlog come tutti gli altri in cui appunto vi porto con me e vi faccio vedere gli angolini di Amsterdam, nelle cosine che faccio in giro per il centro, che so che è una cosa che vi piace moltissimo, quindi scusatemi se questo vlog non è abbastanza lungo o se è risultato un pochino noioso, però devo dirvi onestamente, come spesso anche vi ho detto, i vlog sono dei video riassunti delle mie giornate e quindi a volte le mie giornate sono molto glamour e molto più avventurose, a volte invece mi fa male il piede e non mi posso muovere, quindi mia family, spero che comunque il video vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio gigantesco come sempre, siete pronti per il nostro abbraccio finale che non può mai mancare? Venite qua che vi abbraccio fortissimissimo e io vi aspetto al prossimo video. Ciao!